Buongiorno amici di Vivi Campagna. Riprendiamo in questa giornata quello che è il salottino, un appuntamento di punta della nostra realtà editoriale. Siamo in compagnia di Rosa Vallefuoco, che è un'esperta in comunicazione degli eventi culturali, soprattutto per quanto riguarda l'ambito musicale e quello delle arti visive. Cominciamo col dire che a noi gli eventi ci sembrano sempre come delle fiere del bello, del divertimento, dove tutto è spettacolo, tutto è splendido. Ma quali sono, iniziamo con la prima domanda con Rosa, quali sono gli aspetti più nascosti, quali sono i retroscena di questo mondo che a tutti sembra affascinante? Ti ringrazio per questa domanda perché punta direttamente, insomma, a quello di cui voglio parlare, alla mia visione. Il motivo principale per cui faccio questo lavoro è quello proprio di superare questa difficoltà di cui mi chiedi. Cioè la difficoltà è quella di cercare di andare oltre la separazione. Oltre la separazione dei ruoli, oltre la separazione tra artisti, cioè anche gli artisti tendono a separarsi, tendono ad essere competitivi, e invece il lavoro che faccio io di organizzatrice non è tanto un lavoro standard di organizzazione della serata, ma è un lavoro creativo. Nel senso, per esempio, il 28 ottobre partiremo con questo format che unisce le arti. Le arti musicali saranno unite alle arti visive. Avremo sia delle mostre fotografiche esposte, ci sarà concerto, ci sarà dopo jam di artisti che si alterneranno, ci saranno performer di arti visive. Tutto ciò per dire cosa? Per dire che unire le reti, unire anche i diversi ruoli, no? Dal proprietario di locale al comunicatore all'artista in sé, cercare di creare un insieme che va a puntare alla condivisione dell'arte, che altro non è che la condivisione della bellezza. Questo, insomma, sono le difficoltà. La difficoltà principale la riassumerei in una sola parola, nella divisione, se ne vogliamo aggiungere altra, un'altra, nella competizione, nel io ho fatto meglio, no? Io sono il proprietario di questa idea, no? Il punto è noi insieme facciamo, cioè questa un po' è la difficoltà maggiore. Quindi una mancanza di collaborazione è quello che c'è dietro questi eventi, con l'auspicio da parte tua naturalmente a fare più condivisione, a unire le forze anche tra le diverse figure professionali. Una realtà, quella degli eventi, che può essere sicuramente sovrapposta a quella che viviamo tutti i giorni, cioè la realtà sociale che viviamo nelle nostre zone. Ecco, puoi darci un tuo pensiero su questa tematica? Sì, sì, ovviamente questo non è che uno specchio, questa realtà artistica non è altro che specchio della realtà sociale che ci troviamo a vivere. Noi viviamo nell'era del capitalismo, questo ovviamente non è che sono io a svelarlo, è che il capitalismo non fa altro che portare su in punta valori come la competizione, come la divisione, come l'individuo che produce. Io sono pro l'individuo che produce, il punto è l'individuo che produce. Cosa? Ciò che serve ai poteri forti o l'individuo che produce ciò che è nella sua domanda interiore? Quando l'individuo comincia a produrre quello che è veramente affine a se stesso, non ha più problemi di relazione col prossimo, a mio avviso. Quindi, essendo nel proprio luogo di forza e dove si sta appunto a proprio agio, è molto più semplice condividere, collaborare, avere degli obiettivi comuni. Quindi sì, ovviamente questa domanda che mi fai ti rispondo sì, nel senso che questa realtà artistica, queste problematiche della realtà artistica sono problematiche che già viviamo nel sociale. Infatti i termini che ho utilizzato per la prima risposta, cioè separazione, condivisione, te li posso ripetere anche insomma nella seconda risposta, e sì, si vive un clima sociale di grandissima separazione. Del resto, dividi et impera è una legge che funziona da oltre 2000 anni, e noi siamo vittime di questo tipo di problematica, che poi entra piano piano in tutti i rami, compreso l'arte, anche se quello è il punto dove non ce lo si aspetta, ma anche lì accade. Okay, passerei ora, se me lo concedi, a farti una domanda, diciamo, di carattere più personale. Insomma, sei arrivata a questi risultati, sei arrivata a fare comunicazioni per questi eventi, sia culturali,
cioè culturali che riguardano sia l'aspetto delle arti visive che quello della musica. Ma com'è stato partire dal nulla, quindi dalla base, insomma, vivendo in un paese di forti difficoltà sia sociale che diciamo di vita, insomma? Sì. Intendi Brusciano, giusto? Sì, spesso quando passeggio per strada, non so se ci hai mai fatto caso, vedo delle piante nascere dall'asfalto, dal cemento, e poi belle, forti, rigogliose, no? Dei fiori molto forti che nascono dal cemento. Poi di fronte ci sono delle aiuole, no? Ben curate, con tutti i fiorellini, però con questi fiori, insomma, meno rigogliosi. Bene, io sono come un fiore nato da questo asfalto. C'è stata grandissima difficoltà, però questa difficoltà è stato un attrito che mi ha permesso poi di sviluppare una forza, una grande forza. E ovviamente poi, avendo trovato, a 18 anni sono scappata dal mio paese, avendo trovato quello che una visione differente, trasferendomi, ho potuto capire quale era il mio desiderio veramente intimo nell'ambito lavorativo, anche familiare e spirituale. E Brusciano mi ha donato nella sua difficoltà una grande forza per poter realizzare tutto quello che avevo in mente di fare.